Ok, ciao a tutti. Oggi volevo presentarvi un po' quello che ho fatto per migrare tutti i progetti della mia azienda verso Agile DevOps. È una storia ancora in corso, a dirla tutta, però siamo a buon punto e quindi volevo intanto raccontarvi quello che ho fatto. Ma come prima cosa, perché? Questo è sicuramente il primo punto di partenza. Allora, noi stiamo appunto partendo da un GitLab. GitLab onestamente funziona molto bene, nel senso dal punto di vista di uno sviluppatore normale, non era la prima volta da quando sono entrato qua in questa azienda che usavo GitLab e mi sono trovato molto bene. Certo, ero abituato ad altre cose. Usavo Azure DevOps prima, ma sono rimasto piacevolmente colpito. Questo però da quello che riguarda il versionamento del codice. Invece, quando si va a parlare di gestione del progetto, sicuramente la versione community è troppo limitata, che è la versione che c'era in azienda. A quel punto ho cominciato appunto a parlare della possibilità di fare l'upgrade alla versione enterprise, ma mi sono detto, scusa, ma visto il costo della versione Enterprise, perché non valutare Azure? E l'ho presentato in azienda e considerando tutti i vantaggi che ha, allora abbiamo deciso di migrare verso Azure, principalmente per poter tracciare meglio l'andamento dei vari progetti, di cui i tempi stimati, il tempo effettivamente utilizzato, perché in azienda c'è un grosso problema in cui gli sviluppatori non si rendono conto di quanto sbaglino veramente le stime. E questo ovviamente ha un impatto sulle consegne verso i clienti. Analizzando la questione di migrare questi progetti, ci sono principalmente due grossi punti critici. Il primo è la quantità di progetti. Non stiamo parlando di un paio di progetti interni, stiamo parlando di più di 100 progetti in questo unico GitLab. Ho tra l'altro scoperto recentemente che ne abbiamo un altro e sarà da migrare anche quello. Non so ancora quanti progetti ci sono, però sono comunque tantissime e per clienti diversi. E inoltre, per questi progetti c'è una scarsa documentazione, quindi sia tecnica che di processo, nel senso perché questo codice è fatto così, non c'è un documento scritto da qualche parte che ce lo dica. È molto nella testa delle persone. Però abbiamo due punti positivi, che sono stati bravi prima del mio arrivo e hanno mantenuto una buona associazione tra commit e issue. Nel messaggio sempre associavano, o quasi sempre associavano, l'ID della issue che hanno creato su GitLab. Questo è normalmente lo strumento che utilizziamo per andare a risalire al perché di certe parti del codice. Quindi, in questa migrazione non era accettabile perdercelo. Inoltre, l'altro punto positivo è che sia GitLab che Azure DevOps hanno delle ottime API sulle quali possiamo lavorare. Per questo, l'obiettivo di questa migrazione era appunto il creare uno script che ci permettesse di migrare tutto quanto in un unico passaggio. Ok, era così, un bel giorno abbiamo detto al team, ok, da domani si va su Azure. Tutta la storia deve essere mantenuta. Questa non è la prima migrazione che fa l'azienda. In passato hanno migrato da un SVN a GitLab. Purtroppo in quel caso hanno migrato solo la testa e appunto andando ad analizzare certe porzioni di codice si arriva al muro a punto migrato. Quindi questo codice non è stato più toccato da quando è stato migrato, perché così, chi lo sa, bisogna risalire a chiedere a chi magari si può ricordare. Quindi non era accettabile un nuovo muro così recente. Appunto, è fondamentale mantenere l'associazione tra commit e issue. Che strumenti abbiamo utilizzato? Cioè, abbiamo utilizzato sono i due client C Sharp, uno per Azure DevOps e un client GitLab. Sul client GitLab è abbastanza immaturo,
Però è open source e quindi in realtà me lo so, non l'ho portato dentro come reference, ma l'ho portato dentro come progetto, come codice, e sono andato a migliorarlo. Tutto questo che ho fatto per questo progetto e effettivamente lo script di migrazione li pubblicherò su GitHub prossimamente in modo che possano essere d'aiuto agli altri. Comunque, andiamo a scendere un po' più in dettaglio su cosa ho fatto. Per prima cosa andiamo a vedere i macro step dello script. Come vedete è molto semplice. Ho fatto tre piccole classi di appoggio per le varie operazioni che faccio. Sul prima chiedo a GitLab di tutti i progetti. Successivamente per ogni progetto devo ciclare. E vado a creare un progetto, cioè scusa, mi prendo le issue, questa è un'operazione asincrona, la scateno il prima possibile. Nel frattempo creo il progetto su DevOps, copio il codice da uno all'altro e infine vado a creare tutte le issue, vado ad aggiungere le associazioni alle issue e rimuovere le associazioni extra. E qui la prima rogna che ho scoperto. Perché nella mia prima idea era che, visto che GitLab fa le associazioni basate al messaggio del commit, usando l'ID col hashtag, allora ho pensato, vabbè, vado a crearmi le mie issue nello stesso ordine in cui sono state create su GitLab, creo anche eventuali issue vuote da cancellare per eventuali issue rimosse, e lui si arrangerà quando io faccio l'associazione. Purtroppo una fondamentale differenza tra Azure DevOps e GitLab è che Azure ha gli UD univoci su tutta l'organization, mentre GitLab gli UD delle issue sono legate al singolo progetto. Quindi, bella sorpresa mia che ho scoperto quando ho migrato il terzo progetto e ho trovato che le issue venivano associate cioè che i commit venivano associati a issue del primo progetto. Quindi, per questo motivo ho dovuto, uno, creare manualmente le relations e due, andare a rimuovere delle relations che lui comunque creava su progetti errati. Allora, facendo un passo indietro, cosa ho bisogno per dialogare con GitLab e con Azure DevOps. Entrambi funzionano allo stesso modo, si appoggiano entrambi questi tool, questi client a delle API REST, sono solo delle facciate su delle API REST per semplificare un po' il lavoro. E entrambe utilizzano un personal access token che puoi andare a generare sui vari siti, rispettivamente sul sito di GitLab, andando su nelle settings, andando su Access Tokens, posso andare a creare un personal access tokens dandogli le impostazioni che voglio dare a questo mio token. Stesso discorso per Azure DevOps, qua sull'omino, personal access tokens, anche qui posso andare a creare un nuovo token. Lui te lo dice ogni volta, appena creato, salvatelo perché non lo rivedrai mai più. Devi, se no, in caso se lo perdi, devi cancellarlo e crearne uno nuovo. Comunque, io me li sono salvati i miei e così ho configurato sia il client GitLab che il client Azure DevOps. Non ve lo mostro che tanto è uguale. Detto questo, andiamo a vedere un attimo la procedura di recupero dei progetti. È molto semplice, faccio una pura chiamata alla lista dei progetti del client e li ordino per nome, è solo una questione di pulizia per come li volevo creare. E questa è la più semplice. Issues comincia a diventare anche, cioè, scusate, issues è anche semplice, sono le issues di quelle altre che sono complesse. Anche qua, puro ok, gli passo l'ID del progetto che voglio andare a recuperare e tramite il mio client
lui me le recupera. Su GitLab qua ho già tutto, con diciamo una chiamata per ottenere tutti i progetti e una chiamata per progetto per le issue, mi sono recuperato tutte le informazioni che mi interessano. La creazione invece del progetto è già un po' più complessa. Qua devo creare intanto una connessione sul progetto e dire al client che caratteristiche voglio del progetto. In particolare io mi sono concentrato su un process agile. Qua devo fare una pappardella di passaggi per recuperare l'ID del processo che ha il nome agile e voglio che sia un repository Git. Queste sono le due caratteristiche importanti del progetto. Sono le due cose che ti chiede quando tu da interfaccia grafica vai a creare un progetto. Preparate queste caratteristiche, andiamo a richiedere la creazione del progetto. Questa non è un'operazione sincrona, per quanto possa essere, ma è una long running operation. Quindi ho dovuto creare un attimo un processino che riceve un operation ID e in base a quello va a chiedere: hey, hai finito? Sì, no? Intanto aspetta. Quando ha finito, dopo con un paio di immagini, ti ritorna un ok e quindi operation succeeded, fantastico, vado a recuperarmi il progetto appena creato e poi lo restituisco a chi mi ha chiamato. Questo progetto appena creato lo vado a utilizzare per il mio mirror. Uno dei punti più importanti che volevo fare appunto dell'automatizzazione per il fatto che sono più di 100 progetti, è quello di anche il codice andare a mirrorarlo. Cosa ho fatto qua? Qua ho creato un mini scettino che lancio dentro una PowerShell in cui concateno i comandi git clone col mirror, prendendo i sorgenti, entro nella cartella appena creata, gli imposto l'origin e poi faccio un push verso questo nuovo origin. In questo modo tutto il mio codice viene migrato automaticamente. Ora che abbiamo il progetto e il codice migrato, è ora di andare a creare le issues. La creazione delle issue è abbastanza semplice. L'unica cosa degna di nota è un attimo il parsare la issue di GitLab in un documento per Azure DevOps. A me interessavano un paio di campi importanti: il titolo, la descrizione, lo stato e la ragione dello stato. Questo è fondamentale. Quando si mette uno stato chiuso, devi dargli la ragione della chiusura dello stato. Un'altra cosa importante che ho fatto è quella della traduzione della description, perché GitLab la description è un puro testo markdown che lui te lo mostra formattato, mentre su Azure DevOps la description è un HTML. Così ho utilizzato un toolettino open source come Markmark che converte un markdown in HTML. In questo modo ho evitato tutti i problemi di formattazione che avrei avuto semplicemente iniettando il markdown così com'era. E ho per sicurezza mantenuto un riferimento alla vecchia issue, perché almeno per il momento non è previsto che andiamo a dismettere il GitLab attuale, lo teniamo per emergenze, nel senso adesso su 100 progetti non è facile dire se tutto è stato migrato alla perfezione, quindi intanto ci teniamo il nostro riferimento. Quando ci sentiremo sicuri, questo potenzialmente va a essere dismesso. Create tutte le issue, andiamo a creare le relations. Questa è la parte un po' più rognosa che ho trovato, e nel appunto riottenere i work items che ho appena creato.
le query che trovavo non mi sembravano abbastanza semplici da usare. Per fortuna sono riuscito a trovare su internet il modo giusto per approcciare il discorso, perché quello che mi esponeva il mio cliente, work item, legato al recupero degli item, era: ok, dammeli tutti da 1 a 200, ma anche qui me li dava tutti, perché i numeri da 1 a 200 sono univoci su tutti i progetti, quindi mi dava di qualsiasi progetto. Creando invece questa query con questo linguaggio SimilSQL di Azure DevOps, sono riuscito a dire: ok, dammeli solo quelli che hanno come team project il progetto di cui sono interessato. Un'altra cosa importante è che questa chiamata è limitata a un massimo di 200, e quindi, cioè non questa, ma quella subito dopo, questa qua, è limitata fino a un massimo di 200. Quindi sono andato a fare un batching del recupero dei work item, in modo da superare questo limite. Quindi, ottenuti tutti i work item, sono andato a prendere anche tutti i commits. Da qui, tutti i commit che iniziano con questa sintassi. Questo è un tema interno nostro di come scriviamo queste associazioni. Non sarà uguale per tutti voi. Però ho preso solo i commit che avevano questo inizio, e da lì mi sono estratto l'ID dell'elemento. Con questo ID sono andato a ricavare tra il work item che avevo estratto in precedenza, qual è il work item al quale associarlo, il nuovo work item con il nuovo ID, in cui in fondo del titolo avevo messo l'ID migrato, e sono andato a costruire il link. Per costruire il link bisogna usare questa sintassi parecchio strana, okay? In cui si dice che si identifica univocamente il commit indicando il progetto, l'ID del repository e l'ID del commit, e infine lo si associa al work item tramite questa JSON patch operation. Quindi, fatto questo per tutti i work item, abbiamo finalmente creato tutte le relations. Ultimo step, la rimozione delle relations extra. È un passaggio molto simile al precedente, nel senso: vado a prendermi tutti i work items, di questi vado a prendermi il work item espandendo le sue relations. Nelle relations, se queste iniziano per questa sintassi, cioè l'URL della relation inizia per questa sintassi, quindi diciamo è una relation verso un commit, ma non iniziano verso il progetto e il repository che mi interessano, vuol dire che per me è una relation che non sa da fare, una relation verso un altro progetto, e non, nessuna delle relationship che mi interessa mantenere sono da un progetto a un altro progetto. Per questo motivo posso andare semplicemente a rimuoverla utilizzando questa distinta JSON patch operation. Un dettaglio che, per semplicità, il ciclo for sulle relationship, come potete vedere, è invertito rispetto a un ciclo for normale. Questo è perché, visto che bisogna utilizzare l'indice per rimuovere il link, le rimuovo dal fondo, così mentre io ci sto lavorando non cambiano gli indici in corsa. Detto questo, come potete vedere, c'è un semilavoro in corso legato agli avatar. Purtroppo non sono riuscito ancora a migrare tutte le icone giuste dei vari progetti. Come potete vedere qua, nessuno dei team project ha un'icona associata, mentre su GitLab ce l'abbiamo. Ma devo dire che sono comunque molto contento, perché appunto sono riuscito a migrare tutti i progetti. Ora non resta che abituare
gli sviluppatori a lavorare sui nuovi progetti e quel nuovo modo di lavorare, non tanto dal punto di vista dello sviluppo, che è semplice, ma dal punto di vista della gestione del progetto. E se ci sono domande, io avrei finito altrimenti.